sarà un vero e proprio pronto soccorso mobile che sosterrà sui binari della stazione di Vasto San Salvo con il personale medico a bordo che rimarrà lì fino alla mattina del 21 agosto. Il treno Alstom Lupetto sarà a disposizione in caso dovessero esserci emergenze durante il Jova Beach Party di domani e dopodomani sul lungomare vastese, per il quale sono attese oltre 40.000 persone. Il convoglio è pronto a partire in caso di necessità verso gli ospedali di Ortone e di Pescara, dove arriverà in soli 15 e 25 minuti. Una iniziativa messa in campo grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo, TUA, Rete Ferrovia Italiana, ASL 2, Lanciano Vasto Chieti, 118 e Protezione Civile Regionale, come ricordato nel corso di un incontro con la stampa che si è svolto questa mattina a Lanciano alla presenza del prefetto di Chieti Armando Forgione. L'elettrotreno è dedicato a Francesco Paolo Tosti ed è stato trasformato in ambulanza con a bordo due monitor elettrocardiografo Lifehawk 15 con modalità di trasmissione del tracciato ECG, un aspiratore bronchiale, un ventilatore polmonare, due capnometri saturimetri, due bombole per ossigeno, un defibrillatore semiautomatico oltre a quello già in dotazione sul treno, kit respiratorio traumatico e cardiologico, due zaini da rianimazione, un massaggiatore cardiaco, farmaci vari, materiale per la medicazione, liquidi per infusione, un frigo per i farmaci e una postazione per eseguire i tamponi antigenici. È un'idea senza dubbio innovativa a livello nazionale, ha detto il neo presidente di TUA Gabriele De Angelis. È stata un'ottima idea della divisione ferroviaria TUA quella di costruire, allestire questo treno ambulanza, che è un servizio per la collettività e in area test e potrebbe anche avere degli sviluppi futuri, quindi diventare strutturale. La peculiarità è che è un treno attrezzato per essere un presidio di primo soccorso, quindi è un'autoambulanza che viaggia su rotaie e con tempi rapidissimi rispetto al transito ordinario dell'autoambulanza potrebbe gestire le emergenze verso l'ospedale di Pescara e verso l'ospedale di Ortona, riducendo di un quarto il tempo di percorrenza. Appena ricevuto l'ok da parte della prefettura di Chieti, sono stati avviati i lavori per attrezzare il treno e una delle novità tecniche importanti è rappresentata dalla marcia privilegiata, cioè una sorta di corridoio prioritario con accesso al treno. In caso di emergenza, il centro operativo di TUA si interfaccerà con il dirigente centrale e coordinatore movimento della sala circolazione di Pescara, che autorizzerà la precedenza al treno TUA sui binari che collegano la stazione di Vasto San Salvo a quelle di Ortona e Pescara. Una volta ottenuto il segnale verde da parte di RFI, il macchinista della TUA, su indicazione del personale sanitario a bordo del treno, potrà raggiungere i presidi ospedalieri.